Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, che ci chiama a seguirlo e ad amarlo sopra ogni cosa, sia con tutti voi. Amen. Raccogliamoci in preghiera. Padre misericordioso, accresci in noi la luce della fede, perché nei segni sacramentali della Chiesa riconosciamo il tuo Figlio che continua a manifestarsi ai suoi discepoli. E donaci il tuo Spirito per proclamare davanti a tutti che Gesù è il Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Disponiamoci all'ascolto. Ascoltate oggi la parola del Signore, non indurite i vostri cuori. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Parlaci, Signore, e noi ti ascolteremo. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. La tua parola rischiara i nostri passi e luce sul nostro cammino. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Signore, parla al nostro cuore e noi ti ascolteremo. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Dice la madre, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Ascoltate la parola di Dio dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi e udii voce di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriade
e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Ame. E gli anziani si prostrarono in adorazione. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: «Seguimi». Degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. A colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Grazie.
Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Cari, nella pienezza della gioia pasquale viviamo questo incontro con la parola di Cristo, il risorto, il vivente, colui che è presente nella vita della Chiesa e nell'umanità. È Lui, l'agnello, che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Così in questo tempo pasquale la liturgia ci fa cantare nel primo prefazio di Pasqua quell'agnello che si pone e si propone all'attenzione dell'umanità e riceve la lode, la gloria, l'onore, la potenza da tutte le creature. La visione di Giovanni ci racconta di una liturgia cosmica. Tutte le creature sulla terra e nei cieli e anche sottoterra, tutte riconoscono Cristo, l'agnello che ci ha tolto il peccato del mondo. E questa visione di Giovanni diventa realtà per noi ogni qualvolta celebriamo l'Eucarestia. Tant'è vero che nella preghiera d'inizio abbiamo chiesto al Padre misericordioso di accrescere in noi la luce della fede perché nei segni sacramentali della Chiesa riconosciamo il tuo Figlio. I segni sacramentali della Chiesa sono la corporeità del risorto. Sono la nuova modalità della presenza reale di Cristo nella vita della Chiesa. Vuoi vedere Cristo? Vuoi incontrare Lui? Vivi la vita sacramentale e in modo particolare l'Eucarestia, sacramento della presenza reale di Cristo nella Chiesa, sacramento del per sempre di Dio per noi. Egli è presente, sta in mezzo a noi, ci parla e dona la sua vita. E questa è una presenza reale. E dice, racconta, narra la volontà di Dio di non abbandonarci mai.
Cristo, salendo al cielo, disse ai discepoli, agli apostoli, e lo dice a noi oggi: io sono sempre con voi, fino alla fine dei tempi, non vi lascerò. Credere in questa verità deve ravvivare dentro di noi il desiderio di Dio, il bisogno della sua presenza, una presenza che, come dice bene Paolo VI in una preghiera, ci è necessaria. C'è una necessitas. Cristo ci è necessario. E per quanto possiamo ogni tanto nella nostra vita rinnegare questa verità, arriva sempre il momento di ritornare alla fonte, di ritornare a Lui. Lui che, come nei primi giorni della sua risurrezione, quando celebriamo l'Eucaristia, si manifesta. E si manifesta nel suo corpo glorioso, ma con i segni della sua passione, i segni del suo amore per noi, quelle ferite che vediamo nelle mani, nel costato e nei piedi di Cristo, narrano di amore. Oserei dire che il corpo risorto, glorioso di Cristo, rimane sempre un corpo umano, che addirittura ha fame. Figliuoli, avete qualcosa da mangiare? Un Cristo glorioso che non è lontano dalla nostra umanità, non è indifferente al nostro essere umani. E andiamo un po' alla pagina del Vangelo che abbiamo contemplato. Tutto avviene come fu all'inizio, sul lago di Tiberiade, dove Gesù chiamò i suoi primi 4 discepoli, che poi diventarono apostoli. Là ritroviamo Pietro con alcuni che ritornano alla vita di sempre, alla vita quotidiana. Io vado a pescare, veniamo anche noi con te. Sembra quasi che ancora non hanno compreso che Cristo è risorto. Tornano alla loro vita, pescano per tutta la notte, non prendono nulla. Questo a significare che la fatica della vita diventa tale nel momento in cui prescindiamo da Dio, prescindiamo da Cristo. La notte del dolore, la notte del dubbio, la notte della solitudine, dove non sperimentiamo nulla. Ecco che ritornano delusi e vedono sulla riva una persona che appunto gli chiede da mangiare. Avete qualcosa da mangiare? Rispondono no, in tutta verità. E allora Gesù invita a gettare le reti dall'altra parte, e la pesca fu miracolosa. Miei cari, una notazione pastorale. A volte il ministero pastorale, soprattutto di noi sacerdoti, diventa fatica nel momento in cui chiudiamo il cerchio.
insistiamo con le stesse persone, ed è giusto, perché magari dalle stesse persone tu ti aspetti un senso di corresponsabilità maggiore dopo anni e anni di formazione. E questo chiuderci ci porta a non vedere oltre. Gettare la rete dall'altra parte è un richiamo per noi, quasi a dirci: guardate, dilatate lo sguardo e vedete che c'è tanta gente che aspetta la rete, la Chiesa che accoglie. Questa è una semplice nota pastorale, ma torniamo a quell'incontro. Avete qualcosa da mangiare? No, pescate dall'altra parte, e la pesca fu miracolosa. E poi, quanta tenerezza nel gesto di Gesù che fa trovare a questi discepoli il pasto pronto. C'è un fuoco acceso con del pesce e c'è anche il pane. Venite a mangiare. Un Gesù che chiede di mangiare e poi invita gli apostoli, i discepoli, a mangiare. Perché? Perché poi lui si rivelerà il pane vero, colui è l'unico che può soddisfare la nostra fame, soprattutto la nostra fame di Dio. E al vedere questo c'è sempre la professione di Giovanni: è il Signore. È una professione che parte da un cuore che ama. È diversa dalla professione di Pietro: tu sei il Cristo, il Messia. Quella professione fu ispirata da Dio, ma è una professione che rimane ancora sulle labbra, non ha scavato nel cuore di Pietro, tant'è vero che lo ha rinnegato. È il Signore. Giovanni, il discepolo amato, è nell'amore che riconosce il suo Signore, per cui credere e amare. Perché se non ami, non credi. E allora Pietro, dinanzi alla professione di fede del discepolo amato, si getta nel mare e corre verso il Signore. E ci richiama anche un'altra volta in cui ha chiesto al Signore di andare da lui quando era sulle acque, però sprofondò perché ancora non credeva. La vita di fede è camminare sulle acque tenendo fisso lo sguardo negli occhi di Gesù, altrimenti sprofondi. E poi quel bellissimo, tenerissimo, umanissimo incontro di Cristo con Pietro. Per tre volte Simone, figlio di Giovanni, mi ami. Guardate, ed è un particolare, Gesù non chiama Pietro Pietro, un nome che potremmo definire di funzione, di ruolo ministeriale. Lo chiama col nome di nascita, cioè va alla sua umanità. E questo a ricordarci che nella vita di fede l'umanità conta. E poi vedremo perché. Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu più di costoro? È una domanda molto forte. Addirittura il Signore chiede a Simone una misura alta di amore.
che superi quella degli altri, addirittura quella di Giovanni, che è il discepolo amato. Chiede tanto e mi impressiona, mi spiazza e al tempo stesso mi affascina il fatto che Gesù, risorto, il Signore, Dio, mendica amore. Che tenerezza, che umanità. È possibile che Dio, l'amore donante, chiede amore? Perché questa è la fede, rapporto di amore. E a questa prima domanda molto esigente, Pietro, tenendo presente la ferita del rinnegamento, non è più l'apostolo o il discepolo spavaldo, capace di fare la professione di fede o di dire andiamo a morire con lui. Adesso Pietro è umile perché è umiliato ed è sincero. Signore, tu sai che ti voglio bene. La misura dell'amore di Pietro fa i conti con la propria fragilità. Non posso dirti ti amo perché non è vero. Posso semplicemente dirti ti voglio bene. Gesù torna a Pietro con la seconda domanda, ma la trasforma. Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Non chiede se lo ama più degli altri, non chiede più un amore superiore agli altri, ma semplicemente un amore. E ancora una volta, Pietro, tenendo presente la ferita del suo peccato, del suo rinnegamento, gli confida soltanto il bene che gli vuole. Dinanzi a questa umanità di Pietro, Gesù Cristo si adegua, non che si accontenta, ma si adegua, perché ha capito che quella è l'unica misura del suo amore, il volergli bene. Allora Gesù cambia la domanda: mi vuoi bene? E Pietro, ti voglio bene, tu conosci tutto. Miei cari, nella vita di fede dobbiamo essere onesti con noi stessi davanti a Dio, altrimenti tutto diventa maschera, tutto diventa ipocrisia. Non dobbiamo prescindere dalla nostra umanità, che è fatta di cadute, ricadute, debolezze, fragilità, rinnegamenti, tradimenti. Dobbiamo essere veri davanti a Dio. Anche noi, come Pietro, dobbiamo dire al Signore: tu conosci tutto. Come lo diciamo ogni qualvolta preghiamo il Salmo 138, Signore, tu mi scruti, tu mi conosci, tu sai tutto di me. Non dobbiamo avere paura di denudarci davanti a Dio, di riconoscere cioè quello che siamo. E Gesù, venendo incontro alla nostra fragilità, non tenendo conto di tutte quelle volte che continueremo a rinnegarlo, a tradirlo, a non riconoscerlo davanti agli uomini, come a Pietro, dice sempre a ciascuno di noi: seguimi. Nonostante tutto, seguimi. Non pretendo altro, ma che tu mi segua.
La fede nasce dall'ascolto. Eleviamo a Dio il nostro inno di lode. Hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. La sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia. Gustate. Pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Eleviamo a Dio la preghiera filiale che Gesù ha posto nei nostri cuori e sulle nostre labbra. Padre nostro, termine di questo incontro con la parola, in vista della giornata mondiale delle vocazioni, vogliamo elevare a Dio, per intercessione di Maria, la nostra preghiera,
perché continui a visitare la nostra terra, inviando santi sacerdoti, santi laici, santi religiosi. Preghiamo insieme. A te, Signore, con profonda fiducia, noi ci rivolgiamo per mezzo di Maria, Madre tua e Madre nostra. Fa che nella Chiesa non manchino le vocazioni, in particolare quelle di totale dedizione al tuo regno. Ti preghiamo per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un sì d'amore totale alla tua chiamata al sacerdozio, alla vita consacrata e alla missione. Ti preghiamo per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza di amore fedele. Fa che le loro esistenze si rinnovino giorno dopo giorno e siano segno vivente del Vangelo della chiamata. Signore della tenerezza e della misericordia, dona ai nostri cuori, talvolta confusi ed incerti, una grande riserva di fiducia. Tu che ci ami nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie.